Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova lezione di trucco permanente per tutti dal vostro Stefano Strano. Questa sera parliamo di pigmenti, quindi come mescolare i pigmenti, un argomento abbastanza complesso, per nulla automatico e che quindi necessita sicuramente di qualche osservazione, in modo che possiate poi con calma farvi le vostre prove, fare i vostri esperimenti, però sempre con un po' di cognizione di causa, anche perché i pigmenti, come dire, sono una parte veramente importante del nostro mestiere di dermopigmentisti. Questo nome altisonante, che è un modo, diciamo, più elegante, più italianizzato di dire tatuatori. Anche se ci occupiamo di una parte molto specifica che è il trucco permanente, il permanent makeup, come veniva detto anni fa, come viene detto ancora nel mondo anglosassone. Bene, direi che ci siamo, ci siete già in tante e in tanti. Allora, vediamo un po'. Caspita, su YouTube, Eliana, ciao, Eliana, un'altra, e Elena, ciao, buonasera, sono in ritardo oppure in anticipo? No, sei perfetta, Elena. Vi faccio vedere che siete già online. Francesca Bartolotta, Johnny, ciao Johnny, Iole, ciao Simona, Eli, carissima Eli, Michela, Ale Makeup, ciao Annarita, ciao, fantastico, ci siete, ci siete. Ma siamo in diretta anche su YouTube, pardon, su Facebook, che tra l'altro mi sta facendo vedere qualcosa di diverso. Ecco qua, eccovi qua su Facebook. Anna, Arianna, ciao, eccomi. Azzurra, ciao Azzurra, ciao. Allora, per quanto riguarda Facebook, ma per quanto riguarda anche YouTube, prima di iniziare, sarebbe cosa buona, giusta, interessante, simpatica condividere il video in questo modo anche le persone che magari si sono perse l'anteprima potranno partecipare e di solito lo fanno con molto piacere. Nel frattempo saluto Teresa Pignatelli, ciao, e Arianna Muro, ciao, Mirela, ciao. Quindi un tastino, un click per iniziare. Dicevo, i pigmenti fanno parte di quelle cose che bisogna assolutamente sapere quando si va a fare il trucco permanente. SJSJ, ciao. Laura Zurlini, ciao Laura, prima volta qui, benvenuta da parte mia, Stefano Strano, ma da parte anche di tutti quelli che fanno parte di questo piacevole, meraviglioso mondo Lux, dove tutti si vogliono bene, nel senso che, ora, senza fare il mulino bianco, senza motivo, ma come dire, Laura, qui condividiamo una serie di principi etici e professionali e quindi ben vengano persone che condividono gli stessi principi. Noi qui davvero siamo amici e condividiamo soprattutto le nostre conoscenze. Allora, dicevo, la parte dei colori è una parte abbastanza importante, anzi una delle cose più importanti da sapere nel trucco permanente, perché i colori vanno a interagire con la pelle e infatti per questo motivo io all'interno del corso iniziale, chi l'ha fatto lo può, lo sa, ma chi non l'ha fatto o chi lo farà prossimamente, vedrà che io all'interno già del corso iniziale ho inserito, inserisco e faccio una bella parte abbastanza corposa di colorimetria. Cioè, si va a spiegare cosa sono, come sono fatti, i colori, i pigmenti, insomma, tutta una serie di nozioni veramente importanti. Questo perché voglio che tutte le persone che partecipano ai miei corsi siano molto ben consapevoli di come funzionano i pigmenti. Sono altresì io consapevole del fatto che la colorimetria non fa parte di moltissimi corsi. Insomma, Annarita dice: tra l'altro, spiegati benissimo. Grazie, Annarita, grazie. Ecco, io ho voluto invece mettere questa cosa. So che altri cosa fanno? Fanno dei corsi, poi il corso di colorimetria lo mettono separatamente a pagamento. Insomma, io invece preferisco dare già a chi viene al corso iniziale delle nozioni molto importanti di colorimetria e questo mi sembra importante. Tra l'altro, faremo un corso a breve a Roma dal 10 al 12 di febbraio e vi annuncio già, vabbè, insomma, ci sono una serie di altri corsi che potete vedere qui, ma comunque vi dico già che ci sono iscrizioni, le iscrizioni sono già state aperte anche per Milano. Il corso sarà dal 16 al 18 di febbraio per quanto riguarda, pardon, di marzo, 16, 17, 18 marzo per quanto riguarda il corso iniziale, a seguire i corsi avanzati, labbra e corso avanzato sopracciglia.
In questo corso iniziale ci sono ancora 3 posti disponibili, quindi insomma, se volete partecipare e siete delle zone di Milano o se vi fa comodo partecipare su Milano, potete venire, ci sono ancora 3 posti. Ci sono poi altre date in Svizzera, in Spagna e poi altre che stiamo organizzando, vabbè, ovviamente, che però non vi svelo ancora, ma vabbè, vi posso già dire, questo lo dico per tutte le amiche che mi seguono dalla Sardegna, finalmente faremo un corso in Sardegna, non vedo l'ora, fantastico, e quindi metteremo piede anche su terra sarda, sarò a Olbia, quindi vi dico anche quando, molto probabilmente sarò a Olbia nel periodo pasquale, quindi tra a fine aprile, diciamo fine aprile, maggio, fine aprile, quel periodo lì, ecco, tra poco vi daremo la data precisa, la stiamo fissando, organizzando. Natalia Garcia, ciao da Barcellona, ciao Natalia, benvenuta, sai che sarò presto in Spagna, sarò i primi giorni di aprile, tutta la prima settimana di aprile sarò in Spagna, non sarò vicino a Barcellona perché sarò a Siviglia, detto per noi italiani, vengo a fare Figaro un pochino da quelle parti, ok? Quindi se avrai piacere di partecipare al corso, chiaramente avete la possibilità di farlo. Chi vuole partecipare può cliccare dove c'è scritto info sui corsi, qua sotto o sopra, insomma, dipende da dove guardate, e compilare per avere tutte le informazioni sulle date e tutto quanto. Bene, visto che ormai io mi sono fatto 4 chiacchiere e voi nel frattempo vi siete raggruppati, possiamo iniziare veramente con la lezione di questa sera. Quanti siete? Gabriella, Elena Cinti, Gianluca Pavan. Io, ragazzi, non sapete come sono felice di vedere questo nome. Gianluca Pavan. Gianluca è un mio carissimo amico, è un tatuatore fenomenale, è una persona splendida, e Gianluca, se mi stai ascoltando, ti mando veramente un forte forte abbraccio e spero di vederti il prima possibile, anzi ti dico che tra non molto verrò dalle tue parti, quindi ti verrò a trovare, mi piacerebbe proprio stare un po' con te, caro amico mio, ok? Bene, allora andiamo avanti con sapete, l'amicizia è una delle cose belle della vita, e quando un amico ti guarda sei solo che puoi essere felice. Ok, mi sono emozionato. Bene, allora parliamo di pigmenti. La lezione di questa sera non vuole essere una lezione a proposito dei pigmenti nel senso di colorimetria. Ho già fatto una lezione del genere, ne faremo sicuramente altre, ma questa sera vedremo qualche cosa a proposito del come si mescolano i pigmenti, cioè delle cose che si devono fare, delle cose che si possono fare e, attenzione, delle cose che non si devono fare quando si mescolano i pigmenti. E vi assicuro che ci sono sicuramente una serie di cose che non vanno da sé, Allora, prima di tutto iniziamo col dire che i pigmenti si possono mescolare. Ecco, quindi mettiamo chiaramente una sottolineatura su questa cosa. I pigmenti si possono mescolare? Risposta sì, si possono mescolare. A patto che siano della stessa marca, per stringerci. Perché? Perché i pigmenti sono delle sospensioni, si dice così, quindi sono delle polveri che stanno sospese in, diciamo, delle sostanze che possono essere gel, più o meno liquidi, più o meno densi, e con una composizione, diciamo, che può essere più o meno grassa, ad esempio. Ecco, per mescolare i pigmenti e fare in modo che da 2 pigmenti ne esca un terzo, quindi, e che sia però omogeneo, è necessario che questa sostanza, questo gel, chiamiamolo per stringere gel, sia uguale. Quindi se noi mescoliamo 2 pigmenti uguali, allora otteniamo un terzo pigmento omogeneo. Questo perché, tanto per darvi un'idea di quello che sto per dire, intanto ho anche zia Anna che mi guarda, mi fa tanto piacere, ciao zia. dicevo, vi faccio un esempio tanto per farvi capire: se voi avete un pigmento che è, diciamo così, sospeso in una sostanza più grassa
e un altro pigmento si è speso in una sostanza meno grassa, che cosa succede? Succede che una volta mescolati, in qualche modo si sedimenteranno, perché i due pigmenti non riusciranno proprio a mescolarsi bene. Tanto per farvi un esempio che capite tutti, fate finta di avere acqua e olio, no? Acqua e olio, voi potete mescolarli quanto volete, loro alla fine non diventeranno mai una sostanza omogenea. No? Non diventeranno mai una sostanza omogenea. Ecco, quindi acqua e olio non si mescolano. Allo stesso modo, pigmenti che sono sospesi su sostanze con concentrazioni diverse, ad esempio di grassi, non si mescolano bene. Quindi non fate mescolanza tra pigmenti di marche diverse. Invece tra pigmenti della stessa marca, beh sì, certo, non è un grosso problema farlo. Poi io so benissimo che ci sono marche che ad esempio sconsigliano vivamente, vietano alla grande di mescolare i pigmenti, avranno le loro motivazioni. Io invece vi posso dire chiaramente che i pigmenti Lux, che ora poi durante questa serata vi faccio vedere, tra l'altro sono questi, sono della nostra linea Lux, pigmenti di altissima qualità, questi si possono mescolare tra di loro. Ecco che quindi io quando faccio i corsi spiego anche come mescolarli tra di loro per ottenere tutta la varietà di colori che ci seguono. Quindi i pigmenti si possono mescolare? Sì, si possono mescolare a patto che siano della stessa famiglia. Ecco che quindi quando qualcuno mi chiede: Stefano, io vorrei comprare un marrone perché così lo mescolo con gli altri marroni che ho per ottenerne un altro un po' più chiaro, un po' più scuro. Perché no, questo è scorretto, questo non va bene. Mentre è corretto dire: Stefano, io ho comprato il kit dei pigmenti Lux, posso mescolare questo con quest'altro? Sì, certo che puoi, non solo puoi, ma devi. Perché non farai mica tutte le sopracciglia uguali, ovviamente, no? Allora, intanto vado a vedere i vostri commenti. Valeria Silvetti, ciao. Andreina, ciao Andreina, noi ci vediamo presto. Ilaria, ciao. Ciao Monica Lotti, buonasera. Allora Johnny mi dice: consigliare di allora chat, Johnny scrive: consigliare di non mescolare i colori mi sa di operazione commerciale per vendere un numero maggiore di pigmenti. Beh, allora certo che l'idea potrebbe benissimo in qualche modo venire, no? Ecco, però siamo in buona fede, ipotizziamo che abbiano le loro ragioni per consigliare di non farlo. Ovviamente io come sempre non farò i nomi delle marche, ecco, però diciamo che un po' il dubbio viene, no? Io mi occupo dei pigmenti Lux, dei quali sono certo, ma certo certissimo, certo certosino, anzi, come disse Flanders, che sono mescolabili tra di loro, e noi ormai sono anni che lo facciamo con grandi risultati, e pigmenti di altissima qualità. Voi tutti li conoscete, ve li faccio rivedere al volo, eccoli qua, vabbè, insomma, i pigmenti Lux per sopracciglia. Adesso vediamo, adesso a seconda anche dei colori, cosa fare e cosa non fare. Ecco qua, questo qua è il full kit dei pigmenti Lux, eccolo. Se poi volete informazioni a proposito, potete ottenerle molto facilmente scrivendo a info@stefanostrano.it oppure mandando un WhatsApp a questo numero. Ora, dicevo, si possono mescolare. Si devono mescolare perché? Perché, e questo è un altro punto importante, perché dobbiamo mescolare i colori? Perché noi dobbiamo sempre, per quello che mi riguarda, per quello che è la mia visione del trucco permanente, costruire un colore che sia sempre, ogni volta, giusto proprio per quella cliente lì. Cioè, è inutile avere 50 colori perché ci servirà il 51esimo, inevitabile, inevitabile. Invece, se io sono in grado di costruire i colori in base al tipo di lavoro che devo fare, in base al tipo di ago che devo utilizzare, in base al tipo di pelle che ho di fronte, ad esempio, ecco, io sono in grado di costruire ogni volta un colore nuovo, giusto per la mia cliente. Quindi i colori si possono mescolare? Sì, non solo, io ci aggiungo, i colori si devono mescolare per ottenere quello che ci serve. Inoltre, essere in grado di mescolare i colori
è un modo anche per avere una competenza molto maggiore per quello che riguarda quello che poi è il nostro mestiere. Cioè, noi facciamo un mestiere che assolutamente, come dire, non si può, non può prescindere dal conoscere molto bene i pigmenti e soprattutto sapere che cosa, che effetto faranno una volta dentro la pelle. Quindi dobbiamo anche saperli mescolare proprio come bagaglio culturale, come bagaglio culturale. Nel frattempo saluto Michela Filippi, ciao Paola Pace, Daniela Morelli, ciao, eccomi. Ok, quindi bene. Allora, vediamo. Ecco, Laura Zullini fa una domanda che mi sembra molto interessante, che è: quanti colori si possono mescolare? Due colori o anche tre? La domanda è una domanda interessante alla quale rispondo subito e velocemente. Si possono mescolare senza problemi anche tre colori ed è una pratica che ad esempio io uso regolarmente per quando ad esempio costruisco i colori delle labbra per quello che mi riguarda, soprattutto quando costruisco colori tendenti al naturale, diciamo così, anche se questa parola non mi piace, ma tanto per farvi capire, quelli che in gergo si chiamano colori nude. Ecco, io mescolo sempre tre colori, mai due, quindi si può tranquillamente fare questo tipo di miscela, si possono quindi mescolare anche tre colori senza alcun problema. È chiaro che per mescolare i colori, cara Laura, devi avere una certa competenza perché se già mescolando due colori è facile sbagliare, puoi immaginarti quanto sia facile sbagliare mescolandone tre. Tre, io a volte faccio così, ma più spesso faccio così. Tre, ok? Quindi intanto saluto anche Giulia Gargiulo. Ciao Giulia, benvenuta. Allora, quindi vediamo, quando io devo mescolare due colori, a che cosa devo stare attenta? Parlando al posto vostro, a cosa dovete stare attenti soprattutto? Vediamo un pochino a queste cose. Innanzitutto all'igiene. Io non mi stancherò mai di spiegarvi questa cosa. L'igiene prima di tutto. I pigmenti vanno sempre toccati con le mani pulite, possibilmente con i guanti, nel senso che non devono mai, mai entrare a contatto con la zona di lavoro durante il lavoro. Questo perché non devono mai essere toccati con le mani o con i guanti, chiaramente perché si sta lavorando con i guanti, che siano venuti a contatto con qualche sostanza biologica potenzialmente contaminante. Quindi, quando maneggiate i pigmenti, sempre con le mani pulite, meglio con i guanti puliti quando dovete lavorare. Quindi, quando voi fate le operazioni di costruzione del vostro colore durante le sessioni di trucco permanente, mi raccomando, fatelo sempre con i guanti puliti e se per caso dovesse succedere che durante il lavoro, ad esempio, avete bisogno di raboccare un po' il vostro colore o di crearvi un colore nuovo, dovete togliervi i guanti che state usando, buttarli via, indossare guanti nuovi e spostarvi nella zona dove avete i colori, perché i colori come questi, cioè i boccettini dei colori, non devono stare proprio nella vostra zona di lavoro. Voi dovete preparare il tappino pieno di colore che vi serve, metterlo nella vostra zona di lavoro e questi li dovete subito togliere finché avete ancora tutto pulito, tutto in ordine, tutto ancora che deve ancora iniziare a lavorare. Toglierli non devono più essere proprio a portata di mano, non devono più essere a portata di mano. Questo garantirà di averli sempre puliti. Se per qualunque ragione dovete ritoccarli, vi cambiate i guanti e li toccate con i guanti puliti. Intanto, ragazzi, una scatola da 100 guanti costa meno di 10 euro, quindi non c'è problema per fare questa operazione in maniera del tutto pulita. Ok? Quindi mi raccomando, state molto attenti all'igiene. Ok? Bene, a questo punto vediamo un pochino. Decidete di... Dov'è? Scusate che mi si è spento il tablet, caro amico mio, eccolo qua. Diciamo, decidete di creare un colore. Ci sono, diciamo, alcune cose da sapere, a parte l'igiene, chiaramente.
Un concetto importantissimo qual è? I pigmenti si possono facilmente inscurire, cioè rendere più scuri, mentre è molto, molto difficile renderli più chiari. Quindi un po' di concentrazione su questa cosa che vi ho appena detto. Ok? È molto difficile schiarire un pigmento, mentre si può con una certa facilità renderli più scuri. Adesso vi spiego perché, prima però rispondo a una domanda. Prof, ma se noi mettiamo prima i guanti e con i guanti tocchiamo tutti gli strumenti, i colori, eccetera, dopo dobbiamo buttare i guanti e mettere altri? Allora, sarebbe una pratica, assolutamente buona. Io lo faccio, ad esempio, io preparo tutta la postazione di lavoro, dopo che ho preparato la postazione di lavoro, prima di iniziare a lavorare, indosso dei guanti nuovi. È una buona pratica, però diciamo che si potrebbe anche soprassedere se nel frattempo non si è toccato nulla, perché in teoria prima la zona di lavoro deve essere stata pulita, disinfettata e via dicendo, tutto quello che sappiamo. Importante invece è, se dobbiamo ritoccare i colori, andare a cambiare i guanti. Allora, dicevo, dobbiamo capire come mai i colori si possono scurire mentre non si possono schiarire. Per farvi un esempio facile da comprendere, vi parlo di come si dipinge, no? Di come si dipinge. E vi faccio una domanda. Adesso sono io che faccio una domanda a voi. La domanda è questa: un pittore che deve costruire un colore, diciamo il colore verde. Che colori deve utilizzare? Scrivetemi nei commenti con quali colori si costruisce il verde. Forza, via, che è una cosa importante, importantissima. Ok? Intanto saluto Elena, ciao Elena, Giuseppina, ciao. Laura mi scrive: ho alcuni pigmenti, non si possono miscelare. Ok, benissimo, questo io, no, dice Laura, io non voglio metter becco in quello che dicono gli altri, vedi che non li nomino nemmeno, ci mancherebbe altro. Serena mi scrive giallo e blu. Giallo e azzurro, giallo e blu, blu e giallo. Molto brave, devo dire. Molto brave perché in effetti avete proprio ragione. Però, Ursula mi dice blu e rosso, no. Rosa e giallo nemmeno. La risposta giusta è giallo e blu. Giallo più blu, quindi giallo. È che qua non si legge perché è molto chiaro. Diciamo che il giallo ve lo faccio un po' arancio, eh? Però in realtà voi consideratelo giallo. Giallo più blu uguale verde. E su questo siamo tutti d'accordo, tutti d'accordo, tutti d'accordo. Bravi, bravi, bravi. Però non finisce qui. Ecco, perché la domanda successiva è questa: quanto giallo e quanto blu? Se qualcuno di voi ha studiato pittura ad olio, come feci io qualche tempo fa con grandissimo piacere degli occhi, delle orecchie e di tutti i miei sensi, perché la pittura a olio è una delle cose più belle che si possono fare nella vita, a mio parere, ovviamente, e ci sono tante cose belle che si possono fare, eh? Ecco, la pittura a olio è una di quelle cose belle. Ecco, quanto giallo e quanto blu? Quanto giallo e quanto blu? Bene, è chiaro che è molto difficile. Giustamente qualcuno dice prima il giallo e poi il blu. Ottimo, giusto. Ma siete brave. Giustamente Arianna dice dipende dal tono del verde. Giusto. Però Arianna, io adesso sto facendo una lezione generica, quindi non voglio entrare troppo nello specifico, no? La logica qual è? Ve lo dico io perché altrimenti perdiamo molto, molto tempo. È questa: se voi prendete il 50% di giallo e il 50% di blu, il risultato finale è praticamente blu, resta praticamente blu, perché o è un blu lievemente, lievemente sporco verso il verde. Perché? Perché il blu
diciamo così, ha una preponderanza enormemente maggiore del giallo, scrive molto di più, colora molto di più rispetto al giallo. Quindi, se voi ne mettete una quantità uguale, il risultato sarà che il blu proprio predomina enormemente sul giallo e non otterrete un verde. Invece, il pittore come fa quando ha bisogno di costruire un verde? Bene, lo vediamo con un esempio, l'esempio corretto a mio parere. Eh? Vediamo un pochino. Allora, come fa? Prende sulla sua tavolozza una certa quantità di giallo. Una certa quantità di giallo, anche abbastanza, un po' di giallo prende. Eh? E poi prende una punta di blu e li mescola. Quindi una punta di blu e li mescola. Ottiene un verde, perché già si ottiene un verde, perché il blu sporca così tanto il giallo che lo rende verde. Se per caso questo verde risultasse troppo chiaro, troppo slavato, che cosa fa il pittore? Ma semplice, prende un'altra punta di blu e la aggiunge e andrà avanti così fino a raggiungere, diciamo così, il grado di verde che vuole utilizzare. Poi io adesso non sto facendo una lezione di colorimetria, non sto nemmeno facendo una lezione di pittura a olio, quindi non voglio parlarvi di tutte le altre varie sfaccettature che si possono utilizzare per ottenere dei tipi diversi di verde con i colori complementari. Ecco, le so queste cose, ma lo dico per chi ha studiato e che mi segue. Le conosco, ma non le dico ad una lezione come questa perché sarebbero noiose e soprattutto sarebbero fuori tema. Allora, quindi, la logica che io volevo farvi comprendere, almeno a chi non aveva questo tipo di conoscenza, è questa. Si parte sempre da una base chiara in quantità e questa base chiara si inscurisce, gradatamente aumentando la dose del colore più scuro, per ottenere il colore che ci piace. Questa è la regola generale. Ora volevo vedere qui. Va bene, è la regola generale, ok? L'importante è che questa regola generale sia molto chiara. Deve essere molto chiara perché se non è compresa questa regola generale, sbaglierete nel fare le vostre miscele. Quindi vi chiedo se avete compreso questa regola, e cioè che si parte sempre da una quantità di colore chiaro e si va a inscurire. Scrivetemi sì o fatemi il pollice se avete capito questa cosa. Ora qualcuno mi potrebbe dire: sì, Stefano, ma se io prendo del blu e ci butto dentro del giallo, non è che ottengo il verde lo stesso? Dico: sì, certo, ottieni il verde, ma se tu prendi del blu, per ottenere il verde devi metterci sopra 1 litro di giallo, 2 litri di giallo, un bel secchio, una vasca di giallo, allora poi ottieni anche il verde. Ma diciamo che è molto poco economico lavorare in questo modo, perché fare mezzo litro di verde per usarne 2 pennellate non funziona, cioè non è economicamente corretto. È molto meglio prendere una piccola quantità di giallo, metterci una punta di blu e ottieni il verde in una quantità che ti serve. Intanto mi state facendo cenno che avete capito. Sono molto contento di questo. Brave, bravissime. Che brave, ma wow! Wow, fantastico, l'universo Lux mi dà veramente delle gioie, voi mi date delle gioie, siete veramente bravi. Ok, allora quindi adesso andiamo a vedere, facciamo un esempio con i nostri pigmenti Lux, ad esempio, no? Se io dovessi fare un pigmento, diciamo, chiaro, dovessi utilizzare un pigmento chiaro, beh, noi abbiamo già a disposizione un pigmento chiaro che si chiama appunto light brown, appunto perché è un pigmento chiaro, quindi un marrone. Vediamo così lo vedete meglio, un marrone chiaro, appunto, che si chiama light brown. Ecco, se mi servisse quindi un pigmento chiaro, io avrei già un pigmento pronto, bello e pronto. Se avessi bisogno, ad esempio, di un colore un po' più scuro, beh, io potrei utilizzare, ad esempio, questo che mi piace molto, il warm brown, che è più scuro ed è un colore caldo, scuro, eccolo qua. È più scuro, decisamente. Che ovviamente si può usare anche liscio da solo, però
Magari io quel giorno lì ho bisogno di un colore che sia la via di mezzo tra questi due. Un colore che sia la via di mezzo tra questi due. Come faccio? Qual è il modo giusto? Non posso, come vi ho appena spiegato, ricordandovi il giallo, cioè come si costruisce il verde, giallo più blu. Quindi io non posso prendere i miei due marroni e mescolarli al 50 e 50, perché finirebbe quello più scuro a predominare così tanto, per cui si schiarirebbe pochissimo e non varrebbe assolutamente la pena farlo. Ma invece vi faccio vedere qual è il sistema corretto. Lo facciamo qui. Vediamo un po', eccolo qua. Facciamo un bel esempio. E quindi prendiamo il nostro tappino di colore, mitico tappino di colore. Ok? Questo è il nostro tappino di colore, eh? Consiglio io per il trucco permanente di utilizzare il tappo da 9 mm. 9 mm secondo me è la misura corretta. Il 9 mm permette di lavorare bene nel trucco permanente, tranne che per le labbra, dove vi consiglio di utilizzare il 12 mm, perché dovendo far miscele spesso con tre colori, il 12 mm ci permette di lavorare un po' meglio, soprattutto se siamo un po' alle prime armi, se non siamo ancora tanto sicuri. Col tempo il 9 mm potrebbe andare bene anche sulle labbra, però vi dico la verità che io stesso, se so che devo fare ad esempio un full lips, se so che devo fare trattamenti dove mi serve tanto colore, preferisco il 12 mm, anche perché ho una quantità maggiore di colore che mi dà quella sicurezza di non arrivare in fondo al tappino prima di finire il lavoro. Ecco, quindi questo è importante, non devi mai arrivare in fondo al tappino, non devi andare a scavare per trovare il colore. Il colore deve essere subito pronto, disponibile quando vai a intingere l'ago. Laura mi fa una domanda e mi dice: va riempito tutto il tappino? La risposta è sì, assolutamente sì, va riempito tutto il tappino. Bene, bene fino all'orlo, bene, bene fino all'orlo perché quando vai a intingere nel tappino, non devi andare in fondo al tappino a scavare per trovare un po' di colore. Deve essere subito pronto, subito disponibile, subito pronto, subito disponibile. Anche perché se con l'ago vai a toccare il fondo del tappino, vai a spuntare la punta dell'ago, proprio a togliere il filo, no? Come il coltello che perde il filo. E quindi poi lavorare sarà meno preciso e ti accorgerai proprio della differenza di come buca l'ago. Un ago che va a sbattere contro il tappino, che gli americani chiamano needle, che vuol dire capezzolo, perché in effetti ha un po' quella forma lì. Ecco, se vai a sbattere lì, insomma, non va bene. Tanto saluto anche Gisella, ciao ciao ciao. Ok, quindi va riempito assolutamente tutto il tappino. Elisabetta Agostini, Veronica, ciao ciao ciao. Allora, dicevo quindi, qual è il modo corretto? Vediamo un po' qual è il modo corretto. Se io devo mescolare i miei due marroni, ad esempio il light brown e il warm brown, che cosa faccio? Io andrò a riempire, diciamo, fino a circa l'80% con il colore chiaro. Quindi, diciamo così, l'80%, ora diciamo, non voglio essere troppo preciso, intanto non, così al volo non ci posso essere troppo preciso. Diciamo l'80% con il colore chiaro. E poi che cosa faccio? A quel punto metterò una goccia o due gocce o al massimo tre gocce. Perché con tre gocce il tappino è talmente pieno che quasi cade, no? Più o meno quello da 9 mm. Tre gocce è proprio pieno, pieno, pieno. Però metterò una goccia, due gocce o al massimo tre gocce del colore più scuro. Superate le tre gocce del colore più scuro, non ha più tanto senso fare la miscela, perché diventa talmente scuro che non ha più tanto senso. Quindi diciamo che anziché dire che io qua poi metto il 20% di colore chiaro, diciamo che mettiamo una goccia oppure più un'altra goccia se necessario, più un'altra goccia se è necessario, ma non di più, non di più. Diciamo qui
dopodiché mescolo e ottengo la mia miscela adeguata per la mia cliente, per il tipo di lavoro che devo fare e così via. Attenzione, attenzione, cosa uso per mescolare? Cosa uso per mescolare? Questo è importante, importantissimo. Per mescolare io utilizzo qualcosa che è veramente meraviglioso e soprattutto che non costa quasi nulla, ma soprattutto che è pulito, insomma, e che è di una comodità esagerata, che è questo fantastico oggetto. Lo giro da questa parte in modo che non si veda la marca, anche se tutti quanti la conoscete la marca. È uno stuzzicadenti. Uno, guarda, ve lo faccio vedere qui. Qui forse si vede meglio. No, c'è lo sfondo un po' troppo. Eccolo qua. È uno stuzzicadenti. Mitico. Mitico stuzzicadenti. Mitico stuzzicadenti. Perché il grande vantaggio dello stuzzicadenti è che è facile da trovare, facile da reperire dappertutto. E poi ha anche questo grande vantaggio. Come vedete qui c'è scritto sterilizzato. Il fatto che sia sterilizzato, vediamo se si legge meglio, è sterilizzato. Si vede qua questa marca, vabbè, insomma, tanto avete capito tutti di che marca è. Poi, insomma, io faccio vedere tante marche perché mai non devo far vedere anche questa. D'altronde, ne sto parlando bene, quindi ve la faccio vedere. Questi sono i mitici samurai, eccoli qua, Lo stuzzicadenti famoso, c'è pure scritto, ok? No? Ok? Quindi sono sterilizzati uno per uno perché sono ad uso alimentare e quindi devono obbligatoriamente essere sterilizzati. Quindi ad esempio i bar, i ristoranti che propongono lo stuzzicadenti ai loro per gli aperitivi, ad esempio, ecco, devono utilizzare quelli sterili, questi qua. Infatti sono imbustati uno per uno. Ecco, questi ovviamente, essendo sterilizzati, mantengono un livello igienico adeguato, no? Un livello igienico adeguato. Qualcuno mi dice: sei pagato dalla Samurai? Oh, sì, io mi hanno dato una scorta di stuzzicadenti per tutta la vita, praticamente. No, scherzo, no, i signori della Samurai non so neanche dove stiano in realtà, e loro probabilmente non sanno nemmeno che io esista. Però sono certo di avergli fatto vendere un certo numero di stuzzichini. Ma vabbè, nel loro mercato io sarò uno 0,0000 periodico, quindi non c'è problema, non si faranno nessuno scrupolo nemmeno di guardare le mie dirette, ok? Va bene, ecco, quindi usate lo stuzzichino, che va bene. Dice: esistono degli aggeggi fatti apposta per mescolare i colori? Sì, esistono degli aggeggi fatti apposta per mescolare i colori, che io trovo però un pochino scomodi, insomma, sicuramente molto più costosi, però se vi piacciono, se vi trovate bene, potete tranquillamente utilizzare quelli, che sono un po' più rapidi anche, assolutamente, però, come dire, con lo stuzzicadenti io mi sono sempre trovato molto bene. Tra l'altro vi do anche un'altra dritta, attenzione, vi do un'altra dritta così importante, questa dritta che non so se ve la do, ma sì, ve la do perché vi voglio bene e perché, come voi sapete, io non mi tengo nessun segreto, perché il segreto vero, il segreto vero è che non ci sono segreti. Il nostro è un mestiere manuale, artigianale, chiamatelo come volete, artistico, che si impara in tanti anni, e ogni piccolo movimento ti fa risparmiare tempo, ti fa lavorare meglio, no? Allora, quindi, un piccolo consiglio: voi quando mescolate il colore vi ritrovate, ecco, quando lo aprite, chiaramente lo aprite da una parte, no? Lo aprite da una parte, avete i guanti, quando fate sto lavoro, lo prendete i guanti così, quando togliete questa parte qui dello stuzzicadente è ancora, nessuno e niente l'ha ancora toccata. Quindi se voi immergete nel pigmento questa parte qui, è veramente come mamma Samurai l'ha fatta, no? Voi andate a, diciamo, mescolare il colore. Quando avete finito di mescolare il colore, voi avrete un bellissimo, perfetto e sottilissimo pennino di legno. Bellissimo pennino di legno, bellissimo, fantastico, sottilissimo, imbevuto del colore giusto, perché voi l'avete appena mescolato. E voi cosa fate? Con questo pennino di legno potete fare una stupenda prova colore. E cioè, dopo che l'avete mescolato, potete andare sulla vostra cliente e fare un brevissimo tratto che verrà bello sottile, perché è un pennino perfetto, e vi rendete conto se quel colore lì è giusto, se è proprio come lo volevate, no? Vale anche per le labbra, potete applicare qui così
un pochino di colore e vi rendete conto se quel colore è proprio come lo volevate. Tutto nella massima igiene, che è importante, fondamentale, e anche nella massima comodità. Massima igiene, massima comodità. Ok? Quindi è fantastico. Stessa cosa dicevo, ecco, vabbè, ok, fino a qua spero che sia tutto chiaro, eh? Io a volte vado, mi lascio un po' prendere, vado un po' rapido, no? Johnny dice l'importante è non mescolare poi bere come fosse un caffè. No, ma anche, e comunque in ogni caso sarà difficile che succeda questa cosa, eh? Però anche se dovesse succedere, il pigmento è talmente poco che alla fine vi rifate un po' la bocca colorata, ma finisce qui, eh. Ok, dice questa prova colore è proprio una chicca, mi dice. Sì, sì, lo so, è una roba veramente comoda, è molto facile per tutti, molto molto comoda. Ricordo intanto a chi non l'avesse ancora fatto su Facebook e su YouTube che si può facilmente condividere il video, che è cosa buona e giusta per tutti quelli che vogliono imparare il trucco permanente, che magari a qualcuno non è arrivata la notifica e avrebbe piacere di avere informazioni sui pigmenti e di come mescolarli. Bene, ok, siamo arrivati al punto di dover mescolare. Ora vediamo anche il discorso del mescolare tre colori, no? Facciamo l'esempio delle labbra. Un esempio delle labbra che io faccio sempre volentieri per ottenere un colore nude è questo. Ottenere, intanto per cominciare, un rosso che tiri sul marrone. Quindi vi do adesso una dritta su come ottenere un colore nude, eh? Quindi quei colori molto uguali alle labbra delle nostre clienti, quei colori che, mi viene male a dire questa parola, quei colori che possiamo dire un po' naturali, ok? Basta, l'ho detto, ma non lo dite più. Voi non lo dite che è brutto. Allora, cosa fate? Voi prendete un rosso, che può essere o il red carpet o l'intense red, che è un rosso un po' più scuro, che sono questi due. Prendete un rosso, quello che voi preferite, in base alla vostra cliente, in base a quello che volete fare. Ipotizziamo che volete usare l'intense red, no? Per fare un colore nude, cosa dovete fare? Dovete il rosso portarlo verso il marrone, no? Perché le labbra non sono puramente rosse, ma tirano un pochino, devono tirare un pochino verso il marrone. Io consiglio, per farle tirare un po' verso il marrone, di utilizzare ad esempio il warm brown, no? Quindi il warm brown. E quindi andranno mescolati il rosso e il warm brown nel modo che vi ho appena detto. Quindi prendete un tappino da 12 mm, mettete il rosso, mettete qualche goccia, una, massimo due gocce di warm brown, per trovare la gradazione di color mattone che vi piace, la colonna che vi piace. Quando avete trovato quella gradazione, chiaramente il colore sarà tanto scuro e andrà schiarito. Allora in quel caso lì riusciamo a schiarirlo, perché abbiamo un tappino da 12, quindi molto spazioso, e possiamo mettere una certa quantità, 2, 3, 4 gocce anche, di Gentle Pink, il nostro fantastico rosa bellissimo, che va a schiarire. E di quanto dovete schiarire? Beh, ragazzi, di quanto dovete schiarire vedete un po' voi, nel senso che voi fate dei test, provate, diciamo che come minimo andranno dentro due gocce, più probabilmente tre gocce, questo ve lo dico per esperienza, ma non è detto che anche quattro possano andare, dipende dalle labbra della vostra cliente, dal vostro gusto, dalla vostra sensibilità artistica, e insomma metteteci un po' quello che volete. A un certo punto voi siete artisti e dovete imparare a gestire anche la quantità e via dicendo. Ecco che quindi avete fatto una miscela con tre colori, avete ottenuto un colore nude, perfetto per fare le labbra naturali, ma la logica è sempre la stessa. Prendete il rosso, mettete un po' di marrone, poi però, siccome noi dobbiamo schiarire, e schiarire è difficile, abbiamo bisogno di un recipiente più grosso. Recipiente più grosso, cioè da 12, allora ci stanno 2, 3, 4 gocce di Gentle Pink, e in questo modo otterremo una quantità adeguata di miscela per fare delle labbra anche carnose, corpose. Prima di andare avanti vorrei capire se mi state seguendo, se va tutto bene, ci tengo moltissimo. Se avete domande a proposito di quello che ho appena detto, e quindi scrivetemi se è tutto ok, fatemi capire se è tutto ok. Nel frattempo io mi bevo un sorso d'acqua rigorosamente pubblica e del rubinetto.
Ultimamente si sta parlando molto dell'acqua pubblica per mille motivi. E io sono un grande sostenitore dell'acqua pubblica, quindi io per partito preso bevo l'acqua del rubinetto. Purtroppo ho sentito che ci sono una serie di ricerche a proposito di alcuni problemi anche gravi alla vescica dati probabilmente da acqua non molto pulita bevuta dal rubinetto. E va bene, speriamo che non sia dalle mie parti, ok? Ok, bene, avete capito. Bene, tutti avete capito, fantastico, tutto chiaro, mi state scrivendo, guarda, vi faccio vedere che state scrivendo che è tutto chiaro, molto bene, sei chiarissimo. Bene, benissimo, ok, perfetto. Allora, abbiamo quindi capito come mescolare, cosa usare per mescolare, quando utilizzare e come e dove. Ok, benissimo, quindi fino a qua ci siamo. Dunque, adesso vi dico una cosa riguardo a un qualche cosa che non si deve fare. È importantissimo che non si deve fare. Prima di tutto, i colori non si devono diluire. I colori non si devono diluire. Ciao Lina Granata, ciao. Ecco, come dire. Non si devono diluire perché, detto papale papale, già scrivono poco, nel senso che già fare il trucco permanente è difficile. Non è come il colore da tatuaggio, che è un colore che prende subito molto bene perché sono colori che dal punto di vista microscopico sono più grossolani, perdonatemi il termine, ma un nero da tatuaggio o un rosso da tatuaggio scrive molto facilmente. E a volte nel mondo dei tatuaggi si deve diluire il colore per ottenere alcuni effetti. Ad esempio, il nero spesso viene diluito per fare delle sfumature e via dicendo, no? Il colore da trucco permanente, guai diluirlo, guai diluirlo. Otterremmo effetti veramente indesiderati, il primo dei quali è proprio il fatto che scriverebbe molto poco. Anzi, noi dobbiamo stare molto attenti a non diluire il colore, non solo con, diciamo, anche prodotti nati per la diluizione. Meno che mai con l'acqua, ovviamente, perché l'acqua non è pulita, microbiologicamente intendo, nemmeno l'acqua demineralizzata andrebbe bene, qualcuno lo fa, ma non è bene. E tra l'altro colgo l'occasione per citare un post che è stato molto interessante di questi giorni di un bravissimo tatuatore che si chiama Antonio Orlando, del quale mi fregio di essere amico. Ecco, lui ha scritto un post, quindi se volete andarvelo a vedere, Antonio Orlando, un grande artista. Che ha lo studio vicino a Lecce, lui proprio parlava della diluizione del colore, di cosa utilizzare. Ecco, giustamente anche lui ricordava di non usare acqua demineralizzata perché l'acqua demineralizzata, attenzione, non è sterile, non è sterile l'acqua demineralizzata, quindi attenzione, esistono dei liquidi apposta che servono per diluire. Questo lo dico per chi mi segue nel mondo del tatuaggio e per i tatuatori: esistono dei liquidi apposta, non usate l'acqua del rubinetto, non usate neanche la semplice demineralizzata. Comprate i liquidi apposta, né, perché sono fatti apposta e sono puliti, cioè sono sterili, sono giusti, insomma, possono diluire bene il vostro colore. Non costano molto, quindi vale la pena di utilizzare sempre attrezzatura giusta. Nel mondo del trucco permanente, invece, i pigmenti non si diluiscono assolutamente, meno che mai con i liquidi vari. Ma attenzione, per quanto riguarda la diluizione dei colori, abbiamo altri due grossi pericoli, no? Ci sono altre due situazioni che ci diluiscono il colore. Diciamo tre, due simili e una non simile. Situazioni che ci diluiscono il colore. Vediamo un po'. La prima situazione che ci diluisce il colore e che quindi ci rende difficile, lavorare è il sanguinamento della nostra cliente. Voi non vi rendete conto, ma vi faccio vi faccio il disegno, no? Il serbatoio da dove esce l'ago è chiaramente pieno di colore. Ipotizziamo un color marrone. Voi avete intinto il vostro colore. Il serbatoio è pieno di marrone e voi lavorando chiaramente utilizzate questo colore.
Quando voi intingete nel tappino, il colore sale dentro il serbatoio. Qua seguitemi bene perché non è facile, eh? Sale dentro il serbatoio. Poi voi lavorate e il colore scende. Ora, che succede quando avete a che fare con una cliente che sanguina un po' tanto? Cosa succede? Succede che esattamente come quando voi intingete nel serbatoio, quando il vostro ago è a contatto con una certa quantità di sangue, una goccia di sangue, ad esempio, che succede? Beh, succede che ne risucchia un po' di questo sangue, che si va a mescolare con il vostro marrone e quindi vi ritrovate un colore che è una via di mezzo tra il sangue e il marrone. Il problema qual è in questo caso? Il problema qual è? Il problema è che il colore risulta diluito e scrive molto poco. Lo so che queste cose non ve le dice nessuno. Queste cose non le dice nessuno, ma lo sapete perché non le dice nessuno queste cose? Semplice, questo è veramente semplice, questo lo dico perché veramente è così. Perché qualcuno dirà, non ci avevo pensato. Sapete perché non ve le dice nessuno queste cose? Perché per imparare queste cose serve aver fatto una gavetta lunghissima. Serve aver lavorato anni e anni e anni, averci picchiato la faccia contro a queste cose. E chi non ha fatto questo tipo di percorso professionale non può, non vi dice queste cose perché non le sa. Probabilmente molte volte dice, non scrive, ma non ha mai capito il perché. Invece il vostro bravo amico Stefano Strano, che è un po' nerd da questo punto di vista, si è messo a studiare queste cose, ok? Questo succede. Il serbatoio pesca il sangue, si diluisce il colore all'interno del serbatoio con il risultato che scrivete poco. Ecco che quindi voi dovete, come dire, ogni tanto controllare che non sia successa questa cosa. Se per caso fosse successa questa cosa, voi andate a rintingere il colore in modo che il vostro serbatoio si riempa di colore puro. Se la vostra cliente sanguina molto, è un problema. È un problema, ma questa è un'altra lezione, ok? Beh, capito? Bene. Altra questione che fa diluire il colore, che è simile a questa, un po' meno macabra, sono le lacrime. Quando voi fate l'eyeliner e l'occhio comincia a lacrimare, avete lo stesso identico problema. Il fatto che le lacrime sporcano proprio la pelle dove lavorate e non solo, cioè, e l'ago le risucchia un pochettino e inoltre impedisce al pigmento nero di entrare dentro. Quindi una diluizione da parte delle lacrime. Ecco perché io dico sempre, quando l'occhio comincia a lacrimare, ci mettete una X e non lavorate più. Andate avanti, ok? Bene, vedo che questa cosa del sangue nel serbatoio vi è piaciuta molto, perché mi state scrivendo un sacco di cose belle. Sei mitico, ne sei troppo forte, grazie, grazie. Beh, mi fa piacere, vedo che avete apprezzato, ma io sapete perché avete apprezzato? Ve lo spiego perché avete apprezzato. Avete apprezzato perché... intanto saluto Valeria Castaldi, ciao, simpatia unica. Valeria simpatia Castaldi, ciao. Ciao, ciao anche, c'è Maria Rita. Ciao Maria Rita, ciao, benvenuta anche a te. Allora, dicevo, mi sono perso salutando. Ecco, dicevo, sapete perché avete apprezzato molto queste cose? Perché sono cose che voi magari lavorando avete un po' intuito. Oppure avete incontrato questo problema, ma non sapevate il motivo e quindi vi stavate frullando nel cervello, no? Poi arrivo io e vi dico: guardate che succede questa cosa. Cavolo, è come se io vi avessi tolto una spina dal piede, no? Ecco, il sassolino dalla scarpa, perché dici: cavolo, non c'ero mai arrivata, finalmente, ecco qual è il motivo. E quindi da adesso in poi starete attenti a questa cosa e non avrete più il problema della... Vedrete come scriveranno molto di più i vostri lavori, come rimarranno molto di più i vostri lavori. Bene, sono contento. Altra cosa.
Oh Raquel, ciao, hola Stefano, spero poter essere contigo il corso in Sevilla. Bene. Ciao, ciao Raquel Diaz. Ciao, ciao, e spero io también, ok? Nos vemos en Sevilla allora, eh? Vale, eh? Vale. Bene, bene, benissimo, benissimo. Ecco perché Alessandra scrive: ecco perché mi capita a volte che le sopracciglia che faccio per seconda ho l'impressione che sia più chiara. Probabile potrebbe essere questo, Alessandra, ok? Ok, ciao Alessandra Bottiglia, ciao. Ecco, ok, quindi queste cose sicuramente vi tornano. Qual è l'altro motivo per cui a volte non riuscite a scrivere o scrive poco o scrive meno il vostro? Teresa Pignatelli dice sei unico. Sì, sono unico. E qualcuno dirà meno male, meno male. L'altro motivo è un'altra cosa, tra virgolette, banale, ma è un altro sassolino dalla scarpa, eh? Un altro sassolino è questo. Quando lavorate, il pigmento all'interno del tappino che voi mettete, siccome il pigmento è una sospensione, che succede? E voi lo mescolate, lui sta bello sospeso, no? Ma a un certo punto sedimenta, sedimenta letteralmente, che essendo sabbia, diciamo polvere, no? Come fosse sabbia, sedimenta. E quindi anche se il tappino è piccolo, anche se il colore è poco, c'è una sedimentazione. E quindi se voi andate a intingere proprio sopra, come è giusto che sia, andate a intingere su una parte di pigmento che è diventata molto più liquida, molto più liquida. Vi faccio un disegnino tanto per farvi capire, no? Allora, il disegnino per farvi capire, eccolo qua, togliamo prima questo. Il disegnino per farvi capire è questo. Facciamo il nostro bel tappino. Ecco, il tappino però questa volta visto in sezione, così. Ecco, cosa succede? Voi avete il liquido, io adesso ecco, in uno stato iniziale, voi quando mescolate tutto, il vostro castano, diciamo, da qui è tutto uguale, perché l'avete appena messo, l'avete mescolato, eccolo, voi intingete, chiaramente, intingete e il castano è giusto, un colore che funziona bene, quindi è giusto. Dopo 20 minuti, 25 minuti, che cosa succede? Succede invece questo, che ci troviamo di fronte ad una zona più scura qua sotto perché il castano è sedimentato e una zona invece più chiara. Troviamo il colore giusto per darvi soddisfazione. Ecco, e una zona più chiara qua sopra. Perché ovviamente è rimasta più liquida. Quando voi andate a intingere, andate ad acchiappare la zona più liquida, col risultato che scrive meno. Voi impazzite perché dite: ma caspita, io ho seguito tutto quello che mi ha detto Stefano Strano. Ho fatto l'inclinazione, ho fatto la pendenza, ho teso la pelle, l'ago giusto, la velocità giusta. Ma perché non scrive? Ma porca miseria, ma perché non scrive? Ecco. Potrebbe benissimo essere che avete un problema di sedimentazione del colore. Non ci pensate. Va bene, ma dice Stefano, come risolvo questo problema? Ma semplice, con i nostri amatissimi samurai. Voi ne avrete già due o tre pronti lì, pronti per essere utilizzati. E dopo 20-25 minuti che il colore è fermo, andate a fare una mescolata, un'operazione di 20 secondi che vi cambierà totalmente la vita. E vi assicuro che è così, vi cambierà la vita, letteralmente. Perché vi cambia la vita? Perché? Perché lavorate meglio, quindi vi arrabbiate meno, i vostri lavori verranno meglio, quindi le vostre clienti torneranno di più. Quindi se le clienti tornano, parlano bene di voi. Se parlano bene di voi, avrete più clienti. Se avrete più clienti, guadagnerete di più. E se guadagnate di più, molto probabilmente la vostra vita cambierà in meglio. Ecco che quindi questo stuzzicadente da solo può cambiarvi la vita. Ora non dico che è merito dei consigli di Stefano Strano, ma almeno del signor Samurai. Spero di aver fatto il giro, ma è proprio così, ragazzi. È veramente, veramente così, ok? Bene, direi che sì, dice quante cose che non sappiamo, quante cose che non sappiamo. Beh, sì, ok, ma va benissimo. Bene, bene, bene non sapere le cose. Bene, beh, giustamente, però, quante cose che non sappiamo? Beh, allora,
ci sono i corsi dove io queste cose le spiego, le faccio vedere in maniera simpatica. Chi ha piacere può venire a Milano, che lo faremo, come vi ricordo, il 16, il 17 e il 18 di marzo. Faremo anche i corsi avanzati. Ecco, quindi tante cose non sapete. Mi dispiace da una parte, ma mi fa piacere essere utile, potervele insegnare. I corsi ci sono apposta. Voi immaginate, in un corso che dura diversi giorni, quante di queste cose poi vengono dette. E inoltre c'è anche l'altro vantaggio grosso, a mio parere, ma non solo mio, è che entrare poi nel gruppo di lavoro, che è quel gruppo segreto, segreto nel senso che non si può entrare, non si può accedere a questo gruppo se non si è frequentato il corso Lux. Ecco, in questo gruppo c'è un sapere sul trucco permanente che viene portato avanti costantemente adesso da un numero nutrito di persone, tra cui, devo dire la verità, alcune veramente molto brave. Vi ho fatto vedere qualche lavoro ultimamente, ma sto vedendo dei lavori veramente meravigliosi, quindi c'è un aiuto reciproco molto molto forte. Quindi, come dice Simona, dice quante cose che non sappiamo, bene, io sono qui apposta, i corsi che faccio sono qui apposta. Chiunque volesse avere informazioni in generale sulle date, su tutto, basta che scriva info sui corsi, clicca dove c'è scritto info sui corsi e c'è un modulo da compilare per sapere le date, per sapere insomma tutti i posti. Mi raccomando, anche se siete sarde, dalla Sardegna, venite a Olbia, che faremo il corso a Olbia. Non vedo l'ora, perché è molto che voglio andare in Sardegna, ok? Simona dice sarà l'unico che lo spiega. Beh, da oggi probabilmente lo spiegherà anche qualcun altro. Mi fa piacere anche averlo spiegato anche a gente che poi andrà a sua volta ad insegnare. Ecco, sarebbe carino ogni tanto magari essere citato, capisco che magari insomma a volte si è legati a un marchio o una cosa, però se si è imparato qualcosa da questi video, e io so che c'è gente che guarda molto spesso i miei video pur essendo legata ad altri marchi, ecco, ogni tanto magari citare, insomma, ogni tanto. E vabbè, ma va bene così, io i video li lascio liberi, aperti a tutti, perché possano essere utilizzati da tutti. Non voglio niente in cambio, mi accontento, se si può dire così, dell'amicizia e della gratitudine, che sono un'altra delle cose belle e grandi della vita. Ne approfitto per ricordare con tanto affetto Giovanni Filocamo, una persona veramente intelligente, un matematico mio coetaneo, compagno di scuola, che si è spento in ultimi giorni, ieri, dopo una lunga malattia, e volevo ricordarlo in questa occasione, proprio perché l'amicizia è una cosa veramente importante. E lui è un uomo che ha dato molto, scrivendo libri per bambini sulla matematica. Andate a cercare le sue opere, Giovanni Filocamo, andate a vedere, una persona veramente di grande, grande, grande valore. Abbiamo perso purtroppo un pezzo grosso e mi dispiace tantissimo. Bene, ecco, Laura scrive, ho notato una persona che fa le dirette e ha usato il nero del tatuaggio non bioriassorbibile per fare un eyeliner. Cosa ne pensi, se posso chiederti? Bah, secondo me è sbagliatissimo. Il nero del tatuaggio, secondo me, non si usa, punto e basta, non c'è neanche da dire. E trovo che sia veramente una pratica scorretta, non funziona bene come il nero da trucco permanente, assolutamente. Poi non sbiadisce. Trovo che sia una pratica un pochino codarda, diciamo così, perché si usa quel colore lì perché è più facile, perché dura più nel tempo, ecco, insomma, non sono assolutamente d'accordo. Io sono per utilizzare i colori da trucco permanente, e non vi dico quante volte mi è stato chiesto di utilizzare i pigmenti da tatuaggio per fare il lavoro di trucco permanente. Non li ho mai utilizzati, nonostante le molte richieste, perché ritengo fermamente che, tra l'altro, non siano proprio corretti, cioè non viene la stessa cosa. Quindi possibilmente non usateli, e se qualcuno vedete che li utilizza, insomma, via, soprattutto un insegnante, dai, no proprio, ok? Bene, ok.
Simona dice: magari in un futuro verrò volentieri a fare un corso da lei, magari non solo uno. Beh, Simona, sarà un piacere conoscerti di persona, ovviamente. Ok, benissimo. Il bianco per schiarire i colori si può utilizzare? Beh, sì, certo, ma non è correttissimo. È meglio utilizzare allora, se parliamo di colori da trucco permanente, sì, chiaramente il rosa non è altro che bianco più una punta di rosso, no? Quindi questo rosa, quindi sì, si può utilizzare, certo. Per quanto riguarda invece per i colori in generale, no, è molto meglio utilizzare il giallo per schiarire i colori, assolutamente. Ok, bene, bene, bene. Sì, Johnny sta scrivendo cose giusto. Ok, sì, infatti Adina dice i pigmenti da tatuaggio tendono a virare, il nero da tatuaggio tende a virare al blu. Sì, vero, tende a virare al blu, ma anche al verde a seconda delle situazioni, del tipo di pelle. Poi dice qualcuno dice sì, certo, perché costa molto meno. È vero, costa molto meno il nero da tatuaggio rispetto al nero da trucco permanente, però noi ci facciamo anche pagare dai nostri clienti per utilizzare attrezzature e per utilizzare pigmenti che siano di ottima qualità, lo dobbiamo alle nostre clienti. E quindi, come dire, se volete utilizzare dei pigmenti di ottima qualità, potete utilizzare quelli che meglio credete. Dicevo, se volete utilizzare dei pigmenti di ottima qualità per fare degli ottimi lavori, per far sempre bella figura, voi potete usare ovviamente i pigmenti che meglio credete, a patto che siano i pigmenti Lux, ecco, no? Cioè, potete utilizzare quelli che volete a patto che siano i pigmenti Lux. A parte gli scherzi, sono pigmenti che vanno veramente molto molto bene. Ormai molti molti moltissime di voi li usano regolarmente, io li uso da tanti anni e insomma i risultati si può dire che sono su non sulla bocca di tutti, perché no, ma sono sulle bacheche di tutti, su Facebook, su Instagram, sulle bacheche di tutti, ok? Bene. Allora, visto che siamo arrivati alla fine di queste lezioni su come mescolare i colori, vi voglio salutare ricordandovi che tutte le cose che io vi dico sono frutto di tanti anni di esperienza ed è un'esperienza che continua, perché a differenza di molti insegnanti, io continuo a lavorare. Io non faccio come fanno molti che insegnano e basta, il che renderebbe la vita più semplice da un certo punto di vista, perché avere a che fare con i clienti è dura, molto dura psicologicamente. Ecco, no, io invece continuo a lavorare ogni giorno come voi. Io mi sveglio al mattino, vado, faccio i miei chilometri, vado dove devo andare e mi ritrovo una signora che deve fare le labbra, una signora che deve fare le sopracciglia, un eyeliner da riparare. Ecco, faccio quello che fate voi. Ovviamente questo io lo faccio perché voglio rimanere sempre con le mani allenate, allenatissime il più possibile. Io lavoro tantissimo, ho un'agenda veramente piena. Ecco, questo mi serve perché come insegnante ve lo devo. Non avrei mai il coraggio di insegnarvi delle cose che io prima non metto in pratica. Ma scherziamo! Oppure, se l'ultimo lavoro è stato fatto 10 anni fa, e non voglio fare nomi, ma ci sono molti che hanno questo problema, ok? Bene, quindi io continuo a lavorare e infatti quando facciamo i corsi io proprio mi rendo conto in un attimo delle vostre problematiche, perché è perché io lavorando tanto e adesso ho anche il vantaggio, dopo anni di insegnamento, di mettere insieme anche le esperienze di molte molte persone, quindi ho accumulato un'esperienza non solo mia ma anche di altre persone che mi permette veramente di capire cosa sta succedendo, ok? Bene, ecco che quindi i segreti svaniscono, no? E quando io dico che il segreto è che non ci sono segreti, lo dico davvero sul serio, è proprio una cosa nella quale io credo tantissimo e quindi cerco di portarla anche a voi. Mi raccomando, ricordatevi che queste lezioni sono per tutti. Invitate anche i vostri colleghi, le vostre colleghe. Queste lezioni sono gratis, saranno sempre gratis per tutti. Usatele come meglio credete, nella speranza da parte mia che siano per voi qualcosa di utile, che vi aiuti a lavorare meglio e a realizzarvi di più nella vostra vita lavorativa, con il grande vantaggio che se lavorate e guadagnate qualche soldino in più, sarete più realizzati probabilmente
anche nella vita, diciamo, un po' più quella divertente, perché comunque potersi permettere una cena di più o un regalino di più a Natale ai propri figli è una cosa molto bella. E quindi io cerco di esservi d'aiuto anche in questo senso. Bene, vi auguro buona serata, buon tutto, ci vediamo lunedì prossimo con una nuova lezione, ci vediamo in settimana con i soliti video, e video brevi, quelli che faccio dalla pagina Facebook e da Instagram. Ci vediamo, beh, adesso questa settimana sarò ad Albenga, poi sarò a Roma. Ci vediamo a Milano, mi raccomando, Milano, 16, 17, 18, ci sono ancora tre posti disponibili, questa volta ho fatto tre, ma potrei fare anche tre così. E per il momento passo e chiudo. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ursula mi scrive: per me è stata la prima volta di seguire la sua lezione. Non sono nel mondo del trucco permanente, ma mi piacerebbe imparare a farlo. Ecco, credo che lei potrebbe essere giusta persona, grazie a lei. Ma io ti ringrazio moltissimo, Ursula. Perché ovviamente questa frase mi dà la buonanotte nel modo migliore possibile. Quindi grazie, grazie a tutti voi, davvero. Ciao, buonanotte. Ora, prima di chiudere, aspetto i soliti 30 secondi, così non vi si tronca il video e ne approfitto per bere un po' d'acqua.